Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Dead Rising 4. Signori, sto gioco c'ha un menu tipo alla Resident Evil, tipo Resident Evil. E poi entri dentro e porco due, non si prende sul serio neanche il protagonista. Quindi, signori, siamo nella crisi scientifica. L'Obscurus sta fuggendo con il suo prigioniero, ma Frank si lancia in un disperato inseguimento. Vuole saperne di più sul misterioso Calder. Per gli amici anche detto Calderone. Signori, come gioco ci sta? Effettivamente ci sta. Ogni volta mi fa sempre tornare indietro. Io sto gioco, lo adoro per questo. Ogni volta mi fa sempre tornare indietro, raga. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma ora ve lo dico, Credo che il mostro faccio finire parlare questi qua. Allora, stavo dicendo, non mi ricordo quello che stavo dicendo, ma se stavo dicendo qualcosa sicuramente era qualcosa di molto figo. Ma pazienza, qui hanno attaccato. Che sta succedendo? Vedete, hanno fatto un bel po' di casino. Se non si torgono questi, regà, non è che me insegui con voi. Ai. Ma scusa, io sto cercando di difenderti, brutto mongoloide che non sei altro. Ma io non lo so, io non lo so. Allora, raga, mi servirebbe un veicolo, se fosse possibile. Ragazzi, mi state facendo inquietare. E non conviene mai farmi incazzare, mai. Questi veicoli sono tutti rotti e uno funzionante. Allora, il profumo dei cadaveri in fiamme. Questo, raga, se non vedo gli... Madò. Raga, non si tolgono, non mi fanno salire, non si tolgono. Ok, quindi sto praticamente inseguendo il convoglio a piedi. Perché già non è che è difficile. No, seguiamolo a piedi. Ok, un altro schianto sta qua. Comunque vi ho detto, io gioco sempre al mio modo. Toglietevi. Ok, chi è? Libera rifugio. Ok. Allora, io facciamo finta che io lo lo libero anche il rifugio. Ma come contro quella gente là? Scusate. Madò, sono quelli velocissimi. Sono quelli velocissimi. Aspetta che c'ho il tizio. Aspetta che c'è un altro lanciafiamme qua. Vieni, vieni che ti faccio fare i grandi voli. Vieni, palo, grazie. Vai. Ah, ragazzi, però vi dovete seriamente imparare a farvi i cazzi vostri. Ora, mica per niente. Ma voi capite che là davanti c'è uno che è molto più forte di tutti noi messi insieme. E perché dico questo? Perché è vero. Quindi facciamo così. Quest'arma comunque è decisamente incredibile, eh. Vai. Oh, e crepaci. Vai. Crepaci, crepaci. Che vorrei il tuo lanciafiamme, se fosse possibile. Quando vuoi, eh. Ok. Quando ti pare. Bravo, così. Ah, non posso usarlo perché? Perché non c'ho l'esoscheletro. Guarda di questi bastardi. Dai, su. Esce qua. Aspettate che voglio liberare sta roba. Chiave, armadietto, trunghe, franghe, frunghe. Va bene, se lo dici tu. Ma è questo quello che cerco? Senti, ma come cazzo? Ma come ha fatto questo? Non ho capito. Ah, non è neanche questo. Bene. Sono proprio uno sceffo. Toglietevi. Allora, qua a sinistra, vabbè. A destra io voglio liberare questo posto. Però non ve lo faccio vedere, tranquilli, farò per i cazzi miei. Aia, qualcuno mi ha sparato infinitamente. Ma regà, oh, madonna mia. Quindi, pistola più batteria. Questo qua è una nuova cosa che ho trovato. Facciamo questo. Mamma mia, regà. E che cos'è? Però aspetta, più che altro vorrei vedere. Nope. Esatto, vorrei vedere questo qua. Come funziona, regà? Ci sto a mettere una cifra perché comunque mi sto divertendo. Maronne mie, che cos'è? Prendiamoci una motocicletta qua da neve. Yuhu! Ok, quindi qua probabilmente devo scendermene qui sotto. Scusate, permesso, grazie. Gentilissimi. Ok, sono sempre master chef perché non ho trovato abiti migliori per il momento. Quindi checkpoint. Ho trovato il camion, ma c'è qualcosa che non quadra. Voglio vederci chiaro. O c'è qualcosa che non quadra. Ottimo consiglio, ti ringrazio molto.
Ok, posso volendo rifarmi un altro di questo? Aspetta, io volevo farlo. Quindi se io faccio... No. Se io faccio così, faccio così, lo prendo e non me lo fa fare però. Perché sei un bastardo, perché in realtà mi servirebbe una pistola. Sì, un attimo, arrivo. Ok, questo è uno superstite di un... del convoglio. Non me la passo troppo bene. Mi serve della morfina. Ah, tra l'altro, sai che cosa mi sono ricordato adesso? Devo andare su opzioni audio, musica di sottofondo, aumentare, dialoghi, aumento, questo faccio così e questo faccio così. Perché mi sembra che nell'audio dà problemi. Quindi vai. Perfetto, speriamo che vada bene. Nel rifugio di North Peak. Se mi procuri qualche dose, ti dirò cosa stavamo trasportando. Che ne dici? Ci stai? Ok, d'accordo, ci penserò. Questo vuole le dosi. Fai in fretta. Non ho capito che dosi. Ok, e quindi... ci sono rimasto un po' male. Quindi, riapriamo qua. Giusto? Sono Paola. Ho altri indizi interessanti per te. Ti mando subito i dettagli. Ok, grazie. Oh, queste... le indiscrezioni io voglio farle tantissimo, raga. Io voglio farle tantissimo le indiscrezioni, perché se vado su mappa... vabbè, qua per esempio è pieno. Ce n'abbiamo uno qua e uno qua. Se io torno tutto indietro, da quest'altra parte, dovrei riuscire ad andarci subito. Se non sbaglio, non da qui, non da qui. Allora, ci siamo. Dovrebbe stare esattamente qua davanti, almeno io così credo. Arrivo, arrivo. Aspetta, ma perché c'ho sta cosa in mano? Aspetta, che devo... vabbè, la batteria me la tengo. Ok. Quindi se io faccio così... mai sentito parlare di etica. Però siete dei bastardi, eh. Siete... siete... ma quanto... scusatemi. Mia amica per niente. Va bene essere tosti, ma fino a una certa... fino a una certa... ma questo, ragazzi, rompe proprio i culi. Cioè, c'è st'arma, ragazzi, che rompe proprio i deletani, regà. Ok, posso andarmene pian pianino? Cioè, se io me ne vado così, riesco con calma. Perché non l'ho mai fatto. Ok, ah no, l'avevo fatto, sì, è vero. È vero, l'avevo fatto. Qui ci stanno gli zomboli. Qua, ma chi se ne frega? Dove sei? Ah, vedi, posso andarmene per di qua e per quello che non trovavo. Ce la sei cercata, ricorda. Oh, cazzo. Ma dai, non... ma non dire le parolacce, Frank, che sono molto più facili di quello che pensiamo. Vai. Tanto poi tu c'hai la batteria, quindi stiamo menando con una batteria, ragazzi. Ve lo voglio ricordare. Ok. Questa è Sibyl. Beh, dai. Alla fine non ti sta facendo male. Ragazzi, quanto sta durando questo? Scusa, Brava ballerina. Io sono sopravvissuto a 3 epidemie e ho ancora tutte le rotelle a posto. O almeno, credo. Raga, quanto faceva schifo sta cosa. I parassiti del cervello. Beh, buon lavoro. Grazie, è stato piuttosto facile, eh? Allora, qua dovrebbe essere veramente qualcosa di figo, ragazzi. Preparatevi, perché secondo me ci sarà da divertirsi da morire. Quindi, questo rifugio lo abbiamo sbloccato. Non credo di voler prendere niente, tranne qualche abito. Questi se c'hai qualcosa di incredibile. Ragazzi, mi sa che li acchiappo da dietro malissimo. Quindi... ce ne andiamo per di qua. Porca miseria. Ma cosa? Ah, ok, va bene.
No, raga, vabbè, ma quest'arma. Aia! Mi lanciano i pesci! Come hai detto che parli troppo? Mi lanciano i pesci, raga! No, vabbè, ma comunque quest'arma, ragazzi. Questo è capitano, non lo so cosa. Ma fallo, va. Ma anche l'aiuto da casa. Ma come entro? Ah, entro qua. Quindi avevo preso anche bene. Stai buono, su. Sì. Raga, ma posso trovare tipo degli abiti da pirata che li vorrei tantissimo? Perché... No, pensavo fossero vestiti. Vai! Pantaloncini da cameriere pirata, li voglio! Ma le magliette? Dai, ti prego, dammi una maglietta. Oh, dammi una maglietta. Non mi lasciare con sto coso da chefs. Raga, non trovo la maglietta e di questo io mi sento veramente addolorato. Sono sincero con voi. Sono addolorato per questo. Oh, cappello pirata, sì! Ma dove sei? Il cappello da pirata lo voglio! Dai! Dai, mi manca solamente la maglietta! Mi manca solamente la merda di maglietta! Ma dai, dammi la maglietta! Dammi la maglietta! E che cos'è? Dove la trovo la maglietta? Ma sì, mi stai rompendo le palle da un quarto d'ora con ste rime baciate! Bla bla bla! Grande capitano Black Friday Beard! Vieni qua, vieni qua. No, regà, l'ho scassato. Lui sta scassando me. Madonna, è morto malissimo. Bene. Fammi prendere appunti. Madonna, che male che faceva. Un vaso da pirati promozionali. Sarà un innocuo trovato pubblicitario. È morto subito il capitano, però ci sta. Quella che vuole. Chi è questa? Dovrà darsi di proseguire le indagini. Grazie, Frank. Ma è finta? Eh sì, è finta. Ma dimmi te. Allora, sto aspettando che questo si distrugga. Ok, perché io volevo vedere se questo... Sì! È così, ragazzi! Sono un pirata! Sì, che bello! È bellissimo! Adesso posso andarmene tranquillamente indietro a continuare la nostra campagna principale. Ma signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che l'appuntamento vi sia piaciuto, perché a me è piaciuto tantissimo. Abbiamo fatto due folli incredibili. Signori, se il video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su. Commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, al vostro Cicimo 89. Io da qua... Ricordati di fare scorta. Grazie, perché tu vuoi i miei soldi. Merda che non sei altro. Bella, raga.